Buonasera, carissimi amici, benvenuti nel nostro consueto appuntamento del martedì su Twitch. Questa sera è una serata tra di noi, senza ospiti, senza personaggi sempre molto gentili, sempre molto simpatici da fuori, ma facciamo una serata come i vecchi tempi in cui chiacchieriamo noi, siamo noi, parliamo di un argomento noi insieme, come facevamo un tempo, come non facevamo da tantissimo, no? Perché in realtà nelle ultime settimane ci siamo molto concentrati sul cercare di fare rete anche con altre persone che orbitano nel mondo del cambiamento, ma sarà solo una brevissima parentesi perché poi giovedì avremo ospite Simone Perotti, lo scritto famosissimo scrittore che adesso si trova in Grecia in questi giorni, quindi si collegherà da là e ci racconterà di tutte le sue cose, quindi non mancate giovedì. Una breve parentesi, però ci prendiamo un martedì per noi, stiamo un po' insieme, parliamo di un argomento molto interessante di cui volevo parlare da tanto tempo, che è come funziona la moneta, come funziona il signoraggio bancario, quali sono bugie, quali sono verità su questo argomento, perché sapete molto bene che i sovranisti cavalcano molto bene, molto spesso e volentieri queste tematiche per portare acqua alle loro teorie, secondo me un po' strampalate. E questa sera quindi partiremo proprio dal concetto di moneta, da come funziona la nostra economia, da come si crea la moneta, da come funziona la Banca Centrale Europea, da come funziona la Banca d'Italia, da chi è comandata, da chi è governata, da chi è controllata. E per capire veramente cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in tutto quello che ci raccontano e fare finalmente un po' di chiarezza su come funziona poi la moneta nel nostro sistema e quindi se alcune scelte, come crearsi una moneta propria piuttosto che utilizzare le criptomonete, piuttosto che stampare moneta liberamente oppure uscire dall'Europa e fare attuare la famosa Italexit, siano scelte vincenti o siano delle follie. Immagino abbiate già capito da quale parte io penda, tuttavia, secondo me sarà una serata molto interessante, un po' complicata, e quindi dovete stare un po' attenti, dovete un po', come dire, seguire la serata attentamente. Poi si può comunque sempre recuperare su YouTube il sabato, perché salutiamo gli amici di YouTube che ci guardano con clamoroso ritardo, perché le serate del martedì vengono ricaricate su YouTube il sabato e le serate del giovedì vengono ricaricate su YouTube la domenica. E quindi chi vuole godere delle dirette, poter partecipare, parlare, ma soprattutto non sorbirsi le pubblicità, le infinite pubblicità che YouTube mette nei video molto lunghi, deve collegarsi il martedì e il giovedì alle 21 su twitch.tv/smettere di lavorare per godersi delle dirette. Vi ricordo a tutti quanti che se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratuitamente. Avete già Amazon Prime per i fatti vostri, perché lo usate per i fatti vostri. Qui sotto c'è un tastino che si chiama Abbonati. Apri una finestrella, scorrete un po' più verso il basso, c'è cioè abbonati gratis. Vi abbonate, non vi costa niente, a me arrivano un paio di euro, un 2,50 € lordi, che comunque aiutano ad andare avanti. E poi vi ricordo che l'abbonamento va rinnovato di mese in mese, quindi se per qualche motivo non avete rinnovato il vostro abbonamento, è una buona idea farlo finché c'è questa manna della gratuità, non so neanche come si pronuncia. Intanto vi saluto tutti quanti, se volete salutarmi vi saluto anch'io. Ciao Rospad, ciao Samuela. Ciao Sofonisbo, Alpenstock, Lellanto, Giorgio, il nome utente deve essere, Lifer, Lorelai. Ciao a tutti quanti ragazzi, benvenuti, benvenuti. E poi leggo un po' di commenti che sono off topic. Adesso cerchiamo di restare in topic, poi a fine serata facciamo un po' di chiacchiere anche al di fuori del tema. E il tema di oggi appunto è la moneta, il signoraggio bancario, come funziona la moneta, come si crea, eccetera, perché sono argomenti secondo me molto importanti. Ciao Pat Rider, ciao Luca, ciao a tutti quanti ragazzi, benvenuti. Molto molto bene. Allora, incominciamo con una piccola slide che ho preparato apposta per la serata. In realtà ci sono più slide dopo da seguire perché il tema è complicato. Quindi il tema è moneta e signoraggio bancario. I sottoargomenti, la trama che seguiremo per spiegare come funziona questo meccanismo è partiremo dal capire se le banche creano veramente moneta dal nulla o no. Poi capiremo perché non si può fare
di creare veramente, qui c'è anche già una risposta alla prima domanda, però quali sono i motivi per i quali non è possibile veramente creare moneta dal nulla e cosa accadrebbe se creassimo moneta dal nulla, come funziona la BCE, se è un ente privato, se è un ente pubblico, come fa a stampare i soldi, a chi li dà, come fa poi a distribuirli alle persone, eccetera. Come se le criptomonete in questo panorama di moneta creata dal nulla, perché la criptomoneta è una moneta sostanzialmente creata dal nulla, perché non ha un sottostante e vedremo cosa significa sottostante, hanno senso di esistere o meno da questo punto di vista. Ricordo che io ho criptomonete e sono anche un fan di quella tecnologia, però non bisogna essere fan, diciamo, ciechi, ma bisogna essere fan intelligenti. E chi ci guadagna nel nostro sistema a creare moneta, a stampare moneta dal nulla? E quindi questo è il concetto del signoraggio. Vedremo che è un po' diverso da quello che ci raccontano e vedremo qual è il significato profondo del signoraggio, e poi andremo a comprendere come funziona il debito pubblico e se è una cosa buona o se è una cosa cattiva, se è un problema da risolvere oppure se si può convivere con il debito. Tutti argomenti che, come vi dicevo, sono il cavallo di battaglia di moltissimi sovranisti e quindi devono essere, come dire, raccontati e spiegati per benino per poter essere compresi veramente a fondo. Dunque ragazzi, vi ricordo, argomento abbastanza complesso, quindi ci vuole un po' di attenzione e cercherò anche di non distrarmi troppo per cercare di tenere un po' il filo del discorso, perché non è assolutamente semplice, soprattutto non è assolutamente semplice parlare di queste cose in maniera semplice. Dunque, partiamo da questo. Esiste una credenza generale che è la seguente, e cioè che le banche centrali, la BCE in questo caso perché siamo in Europa, quindi adesso è la BCE a farlo, Banca Centrale Europea, stampi moneta dal nulla. Stampi moneta dal nulla e la distribuisca ai paesi europei in qualche modo, e distribuendola naturalmente... come dire, applica un rincaro su questa moneta che viene distribuita, quindi se distribuisce 100 euro all'Italia, facciamo un esempio molto semplice, in realtà dà 100 euro all'Italia ma poi ne chiede indietro sulla lunga distanza 110, quindi questa credenza che si è generalizzata sostiene che millantano, diciamo, che questi 10 euro siano appunto il concetto di signoraggio, che è reale in questo caso, è davvero signoraggio, 10 euro che però si tiene la Banca Centrale Europea, che è governata, comandata da privati, che quindi fanno un sacco di soldi attraverso l'emissione di moneta che viene creata dal nulla. E questa è un po' la credenza che aleggia negli ambienti sovranisti ed è anche un po' la credenza che aleggia in tantissime persone, no? Credono che appunto ci sia questa banca centrale un po' cattivona che stampa moneta, la dà a chi vuole con il contagocce, dandola a chi vuole crea un debito molto cattivo, molto brutto, che non si può sanare, e questo è il concetto di signoraggio, il signoraggio cattivo, diciamo, non si può sanare questo debito, quindi gli stati saranno sempre indebitati, quindi saranno sempre in affanno e per questo motivo l'economia non funziona, non va bene. Queste sono un po' le credenze. Adesso cerchiamo di sfatare un po' di miti su queste idee, su questi concetti, incominciando con la prima slide, per cercare di comprendere se è davvero reale l'idea che le banche creino moneta dal nulla. Allora, come funziona il sistema interbancario europeo? Prima che ci fosse l'Europa, era la Banca d'Italia a creare la lira. Quindi la Banca d'Italia creava la lira, poi la dava, in qualche modo la distribuiva sotto forma di emissione di titoli di Stato a varie società, a vari enti, ad altre banche o anche a privati, e in questo modo elargiva sostanzialmente dei prestiti che poi dovevano essere restituiti, tutto questo in lire. Da quando siamo passati all'euro non è più la Banca Centrale Italiana, la Banca d'Italia a stampare la moneta e distribuirla, ma è la Banca Centrale Europea, cioè la BCE. Cosa fa la BCE? La BCE stampa gli euro, e in questo caso sì, è vero, li stampa dal nulla, cioè proprio in realtà fisicamente proprio stampa l'euro dal nulla, oltre a produrre una certa quantità virtuale, diciamo, che è poi quella che vediamo nelle transazioni finanziarie, che viene registrato sui computer, eccetera. Ne stampa anche realmente, fisicamente, una quantità, anche se è molto più piccola di quella virtuale che viene creata, che è virtuale solo dal punto di vista della parola, diciamo, poi in realtà è moneta reale. Cosa fa? Stampa questa moneta veramente dal nulla, però poi
diversamente da come molti credono, non la elargisce a tutta l'Europa sotto forma di helicopter money, cioè così in maniera selvaggia a chi la richiede dà dei soldi, ok? La banca centrale dà questo denaro alle banche centrali dei singoli paesi, quindi nel caso dell'Italia il denaro viene dato alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia però in cambio emette titoli di Stato. Non è l'unica che fa questa cosa, però diciamo per semplificare le cose facciamo questa reazione lineare. Cioè la banca centrale, relazione lineare, scusate, quindi la banca, la BCE stampa dal nulla la moneta, la dà alla Banca d'Italia oppure e anche alla banca, alla Bundesbank, alla banca tedesca, oppure alla banca francese, oppure quella spagnola, quella del Belgio, eccetera, eccetera, in cambio però delle emissioni di titoli di Stato. Questo è importante da comprendere, perché non significa che il soldo viene stampato così, selvaggiamente, a piacimento e basta. Viene stampato a fronte delle emissioni di titoli di Stato. Che cosa sono i titoli di Stato? Sono una sorta di pagherò che l'Italia, nel caso dell'Italia, la Francia, nel caso dell'Italia, emette, dicendo: grazie dei soldi che ci dai, ne prendiamo un tot, quelli che noi pensiamo di poterti ridare in un certo lasso di tempo, quelli che per noi sono sostenibili come prestito che tu ci dai, che poi noi ti ridaremo attraverso le nostre attività, attraverso le nostre attività commerciali, il nostro lavorare da italiani, ecco, diciamo il nostro creare valore come italiani. A quel punto la Banca d'Italia, poi attraverso varie istituti, tra cui anche le altre banche, le altre sottobanche, dà i soldi alla gente, molto banalmente, alle imprese, a chi ne ha bisogno, sotto forma di prestiti, le quali poi generano valore lavorando, aggiungono a questi soldi del valore aggiunto creando prodotti, creando valore, creando il made in Italy ad esempio, oppure attraverso le esportazioni eccetera, che poi restituiranno questi soldi che a catena poi verranno restituiti eventualmente sotto forma di tasse naturalmente anche alla banca centrale che li ha prestati. Questo è un po', diciamo, il filo conduttore della questione. Quindi i soldi non vengono stampati dal nulla realmente, ne viene stampata una quantità che uno Stato può permettersi poi di ridare. Questa cosa naturalmente crea il debito pubblico, poi alla fine capiremo se questo debito pubblico creato in questo modo è un debito positivo o un debito negativo, se è sostenibile o se non è sostenibile. Chiaramente i sovranisti dicono che il debito non è mai sostenibile, in realtà vedremo che non è proprio così. La cosa interessante è che la creazione del debito pubblico in qualche modo obbliga le persone a restituire i soldi. La domanda è: dove vengono presi questi soldi? Questo è un altro cavallo di battaglia dei sovranisti, cioè se la banca centrale ti dà 100 euro come Italia, come può l'Italia restituire 110 euro? Com'è possibile questa cosa? Da dove li prende quei 10 euro in più? Ecco, li prende creando valore, perché l'Italia non è un ambiente chiuso, non è un'isola, ma è legata ad un'economia globale con il resto dell'Europa, ma anche con il resto del mondo, e quindi chiaramente i soldi circolano, ne vengono anche da altri paesi, e poi ci sono i tassi di cambio, tutta un'altra questione, e quindi creando valore si attirano capitali anche da parte di altri investitori che vedono l'Italia come qualcosa di in crescita e quindi investono i loro capitali, si attirano capitali e quindi l'Italia sarebbe in grado, se operasse, se lavorasse bene, se creasse veramente continuamente valore, di restituire, e come restituire, molto tranquillamente tutti i soldi che ha preso in prestito. Questo sistema è il sistema del debito, il nostro sistema economico è un sistema basato sul debito. Perché la banca centrale si fida a prestare i soldi all'Italia o altri stati? Perché l'Italia e altri stati hanno una credibilità in qualche modo, e il tasso di interesse al quale viene acquistato, viene prestato il denaro, dipende da quanto quel paese è forte e stabile. Se è forte e stabile, il tasso di interesse sarà basso, perché verosimilmente l'Italia potrà restituire molto facilmente questi soldi. Se invece il paese è instabile politicamente, militarmente, economicamente, comunque dimostra di non essere in grado di sostenere il debito, i tassi di interesse crescono e quindi abbiamo ad esempio delle percentuali molto alte, perché investire ad esempio e prestare soldi a quello Stato è molto rischioso, quindi quello Stato si impegna a ridare molti più soldi, perché altrimenti non attirerebbe dei capitali e non potrebbe prendere i soldi. Vi ricordo che se la nostra economia fosse fatta di grazie mille goccia goccia per l'iscrizione, vi ricordo che se la nostra economia fosse fatta di una quantità di denaro chiuso, stabile, e non si potesse mai immettere nuovo denaro nell'economia stampandolo, saremmo già morti da tantissimo tempo, perché l'economia funziona con l'immissione di liquidità continua per mantenere una certa stabilità economica, che sono concetti che vanno oltre, ma ci fermiamo qua.
I titoli di Stato vengono comprati attraverso degli intermediari finanziari sul mercato secondario, cioè non vengono comprati dal governo, i soldi non vengono dati dalla banca centrale direttamente al governo, ma attraverso degli intermediari che sono appunto le banche centrali. Questo per una questione sostenibilità del debito, che vedremo dopo. Lo accenno solo per capire che è importante sapere questa cosa, perché non sarebbe sostenibile se i soldi venissero dati dalla banca centrale direttamente ai governi, ok, come vorrebbero certi sovranisti. Detto questo, chiarita questa questione, cioè come funziona il prestito del denaro, vediamo perché in realtà non si può stampare moneta da zero senza emettere titoli di Stato. Perché ho visto un commento del nome utente deve essere che diceva i titoli di Stato sono carta straccia, non mi torna questo passaggio. Allora, se lo Stato non emettesse titoli di Stato a fronte di emissione della moneta, cioè dei pagherò con interessi, ok, a fronte del prestito della moneta, cosa accadrebbe se noi potessimo stampare moneta così liberamente dall'oggi al domani senza impegnarci a restituire i soldi? Questa cosa di impegnarci a restituire i soldi è un modo di autolimitarci nel chiedere in prestito una quantità illimitata di soldi, ma anche nel poter stampare una quantità illimitata di soldi. Perché? Perché è importante non poter stampare una quantità illimitata di soldi? È molto strano questa cosa, no? Se ci pensate. C'è una persona di cui non farò il nome, che però sicuramente seguite e conoscete, che un giorno ha fatto questo esempio. Una persona che stimo molto quando parla di psicologia, psiche umana, rapporti umani, eccetera. Ma non stimo per niente quando parla di economia, perché non ne sa, si dimostra non saperne quasi nulla. E una volta ha fatto questo esempio. Ha detto: pensate se arrivasse domani un alieno da un altro pianeta e dicesse all'Europa, dicesse ad esempio all'Europa: qual è il vostro problema? Perché non avete i soldi per fare le cose? Per quale motivo non avete i soldi per fare le cose? Cioè qual è il vostro problema? E noi gli risponderemo: il nostro problema è che non abbiamo i soldi, non ci sono soldi, no? Le persone direbbero: ma non abbiamo i soldi per vivere, per campare, per comprare i beni di prima necessità, eccetera. Abbiamo un problema di mancanza di soldi. Allora questo alieno poi chiederebbe: ma da dove vengono questi soldi? Perché non ne avete soldi? Dove vengono? Li stampiamo noi. Allora uno si domanda, no, in questo esempio: ma scusa, quanto è assurdo il fatto che noi ci stampiamo la nostra stessa moneta, però, e possiamo, volendo arbitrariamente, stamparne quanta ne vogliamo, ma in realtà non lo facciamo e quindi ci tagliamo le ali da sole. Apparirebbe ad un estraneo, ad un alieno, una cosa veramente assurda, no? Che il nostro problema è una mancanza di soldi che noi stessi ci stampiamo. In realtà questa cosa, questa affermazione, questo esempio, fa molto effetto a chi non su chi non conosce come funziona la moneta, come funziona l'economia. C'è un motivo preciso per il quale noi non possiamo stampare moneta liberamente. E ve lo spiego in un modo molto semplice, che è questo. Immaginiamo che l'Italia domani decida di stampare quanti euro vuole, così, improvvisamente, una quantità assurda di euro. Un triliardo di euro in un giorno, così, stampandoli, molto semplicemente, oppure generandoli su un computer con un click, no, anche. Cosa accadrebbe? Avrebbe una potenza di acquisto praticamente illimitata. Quindi noi potremmo andare dagli Emirati Arabi e dirgli: cari Emirati Arabi, quanto costano i vostri pozzi di petrolio, tutti quanti? Un triliardo di euro. Va bene, senti, noi abbiamo stampato ieri 100 triliardi di euro, vi vanno bene 100 triliardi di euro? Vi compriamo tutti i pozzi di petrolio. Capite che se fosse realmente possibile, senza conseguenze sull'inflazione, adesso ne parliamo, stampare quanta moneta vogliamo, quello Stato che lo può fare diventerebbe presto il padrone del mondo, perché avrebbe una quantità di un potere d'acquisto sostanzialmente illimitato, e quindi da questo punto di vista diventerebbe subito, comprerebbe tutto, no? Anzi, ci comprerebbero pure a noi, no? Allora, perché l'Italia non ha mai fatto questa cosa? Perché nessuna nazione del mondo ha mai fatto questa cosa? Beh, per un motivo, ci sono dei patti innanzitutto, ci sono dei patti che non permettono questa cosa, degli accordi internazionali, va bene, ma anche per un motivo estremamente semplice, perché se noi stampassimo tanta moneta, il valore della nostra moneta finirebbe a zero, improvvisamente. Cioè, nell'arco di pochissimo tempo, il valore della moneta finirebbe a zero e la moneta non stamperebbe, non varrebbe più niente. Cioè, è abbastanza difficile da comprendere, ma la nostra moneta all'interno del nostro sistema economico ha un valore
perché c'è una certa scarsità di quella moneta, in quanto una certa scarsità, in quanto una difficile reperibilità, in quanto ci vuole molto valore aggiunto per poter avere moneta, una persona deve dare molto valore per poter avere moneta, questo dà valore alla moneta stessa. Se ce ne fosse tantissima, non varrebbe più niente. E vi faccio un esempio con molto semplice che possiamo capire tutti. Immaginiamo che tutti noi, io compreso anche quelle persone collegate in questo momento, abbiano in tasca un euro, quello sia tutto quello che possiedono, e che le mele dal fruttivendo costino un euro l'una. Noi andiamo, ci compriamo una mela per mangiare quel giorno e poi non abbiamo più un centesimo in tasca, ok? Allora qualcuno un giorno comprerebbe la mela, qualcun altro quel giorno non comprerebbe le mele e userebbe quell'euro per fare un'altra cosa, comprare, che ne so, le banane o un altro frutto, no? Quindi ci sarebbe una certa domanda, però non il 100% della domanda, e in più ci resterebbero comunque un po' di mele dal fruttivendolo, perché non tutte andrebbero vendute, perché insomma noi è tutto quello che abbiamo, quindi ci pensiamo su un po' prima di comprare tutte le mele del fruttivendolo. Domani decidiamo di stamparci tutte le monete che vogliamo e quindi in tasca abbiamo 100 euro. Tutti noi abbiamo 100 euro improvvisamente e le mele continuano a costare un euro. Cosa accade? Accade che il giorno dopo la prima cosa che vai a fare è comprarti tutte le mele di cui hai bisogno e il fruttivendolo, dopo mezz'ora che ha aperto il negozio, si accorge che le mele sono finite. Allora cosa dice? Non sono mica scemo, visto che le persone possono permettersi di comprarsi tutte le mele che vogliono, io da domani le mele le metto a 50 euro l'una, non più a un euro. Ok? Quindi capirete che stampare moneta e scusate, mettere a 50 euro il prezzo della mela significa che i 100 euro hanno dimezzato il loro valore. I nostri 100 euro che avevamo in tasca hanno improvvisamente dimezzato il loro valore. Capirete che nella nostra economia, se tu stampi una marea di moneta così, le persone hanno una potenza d'acquisto incredibile e questo fa alzare incredibilmente il prezzo delle cose e svaluta totalmente la moneta. È un esempio molto semplice, poi ci sono i mercati anche di mezzo, e c'è il mercato del forex di cui poi parliamo, ma è per capirci in maniera semplice, ve l'ho detto all'inizio, sono concetti complicati che dobbiamo ovviamente semplificare per comprendere. Quindi è uno dei motivi principali per cui non si stampa moneta selvaggiamente, è perché questa cosa porterebbe a una svalutazione totale della moneta e qualcuno in passato lo ha fatto, cioè si crea inflazione infinita, lo ha fatto, vedete qui nella slide, l'ha fatto la Germania subito dopo la seconda guerra mondiale, distruggendo completamente il valore di quello che al tempo era il marco. L'ha fatto lo Zimbabwe, arrivando ad una situazione di povertà assoluta, che non si potevano nemmeno più comprare i beni di prima necessità, nemmeno il cibo. L'ha fatto il Venezuela, che a un certo punto ha stampato così tanta moneta che non poteva più nemmeno ripagare le stesse stamperie che stampavano i fogli di carta, che sono diventati sostanzialmente carta straccia che veniva gettata per le strade. Non valeva più nulla, zero. Aveva valore zero, assoluto. Quindi nella storia è pieno di esempi di stati che, per cercare di salvarsi, anche in un'ignoranza totale proprio di come funziona il sistema economico, ed è veramente incredibile questa cosa, hanno stampato moneta pensando che fosse la panacea di tutti i mali, che fosse veramente l'elisir di ogni cosa, l'eldorado assoluto, e poi si sono ritrovati nella povertà più totale. Quindi non si può fare questa cosa, non è possibile stampare moneta da zero e non è nemmeno possibile distribuirla a pioggia sulle persone, perché la moneta, cioè, torneremo allo stesso livello di povertà, se non peggio, in un lasso di tempo molto molto breve. Ok, mi fermo un secondo, leggo qualche commento. Hey Cardo dice: i soldi li pesavano invece di contarli a un certo punto. Bravo, bravissimo. Ecco, anche per la questione che dice Nicolò, comunque servono riserve auree per creare la moneta, cioè non è più vera questa cosa, perché oggi la riserva aurea è stata sostituita dai titoli di Stato, che comunque rappresentano il valore di quello Stato, e da quando ci sono i mercati finanziari sono questi a stabilire quanto poi vale una moneta sul mercato del Forex in base a quanto quello Stato, quella nazione che utilizza quella moneta è forte. Quindi non è più necessaria oggi la riserva aurea, ma è sufficiente la generazione di moneta a fronte dei titoli di Stato. In qualche modo i titoli di Stato e le obbligazioni in generale hanno sostituito il concetto di riserva aurea che si utilizzava un tempo, ok, su cui ci si basava un tempo. Ma andiamo avanti. No, volevo dirvi questa cosa. Allora, prima di andare avanti, è importante questa cosa. Non vorrei perdermi una parte importante. Dicevamo, chi ci guadagna le criptomonete? Ok, sempre per parlare di creazione dal nulla della moneta. Capirete che a questo punto,
compreso questo concetto, quanto può essere veramente una soluzione tornare alla lira. Con quest'idea che se torniamo alla lira noi abbiamo il totale controllo della nostra moneta e noi possiamo stamparcela liberamente quanta ne vogliamo e quindi risolviamo tutti i nostri problemi. Questa cosa, questo palco cade, il ritorno alla lira cade improvvisamente, no? Se abbiamo capito quello che ho raccontato fino adesso. Perché? Per quale motivo? Perché uno, non possiamo stampare liberamente i soldi. Due, perché se ritornassimo alla lira, a questo punto il valore di quella moneta dipenderebbe soltanto dal valore dell'Italia come stato singolo e non più dal valore dell'euro come Europa, che ha una più grande potenza, una più grande influenza anche. Cos'è che dà valore alla moneta? Oggi il valore alla moneta lo dà il mercato del Forex, cioè la quotazione di una moneta sui mercati finanziari. È questo che dà il vero valore oggi alla moneta, cioè la domanda e l'offerta di quella moneta sui mercati finanziari. Ok? E questa cosa si chiama mercato del Forex, che muove miliardi e miliardi di euro, di dollari, parliamo di dollari in questo caso, perché la moneta è considerata la moneta di riferimento, al giorno. Miliardi e miliardi di dollari al giorno muove il mercato del Forex. Ed è quel mercato lì a dare il valore alla moneta. Allora, se tornassimo alla lira, come vivrebbero questa cosa i mercati finanziari? Beh, l'Italia come singolo paese, avendo anche un debito pubblico immenso, molto probabilmente finiremo con avere una lira che è assolutamente svalutata, assolutamente poco considerata, poco forte dai mercati. E quindi il tasso di cambio lira-euro, lira-dollaro sarebbe altissimo, sarebbe infinitamente alto. Noi ci ritroveremo con un potere d'acquisto bassissimo. Magari internamente, se fossimo un'isola chiusa, potremmo usarci la nostra lira per i fatti nostri. Ma questa cosa poteva accadere, poteva essere vera 100 anni fa. Adesso siamo in un mercato globalizzato dove c'è un continuo interscambio, dove compriamo l'elettricità dalla Francia, dove compriamo l'acciaio, nonostante abbiamo l'Ilva che non sta funzionando, compriamo l'acciaio di cui abbiamo bisogno dall'estero, dove importiamo di tutto e importandolo dovremmo utilizzare la nostra lira, che a quel punto varrebbe molto poco rispetto alle altre monete, rispetto all'euro, ma figuriamoci rispetto al dollaro, rispetto allo yen o altre monete, e quindi noi saremmo subito poverissimi. Schizzerebbe il prezzo dell'elettricità, schizzerebbe il prezzo della materia prima, eccetera. Guardate che noi importiamo e esportiamo anche le cose più incredibili, importiamo e esportiamo la frutta, la verdura, il vino, cioè non siamo autosufficienti come nazione quasi sotto nessun punto di vista, quindi siamo legati indissolubilmente al mercato globale. E da questo punto di vista, visto che il mercato è abbastanza chiaro e chiunque conosca i mercati lo sa e non può dire il contrario, quoterebbe la lira come qualcosa di estremamente poco forte, come quando il Venezuela ad esempio aveva creato il suo dollaro boliviano, adesso non mi ricordo, forse era lo Zimbabwe che l'aveva creato, che è stato subito considerato di poco valore dal mercato, nessuno lo acquistava perché c'è bisogno che qualcuno compri quella moneta sui mercati finanziari per dargli valore, ok? Come quando solo se c'è richiesta di quella moneta e qualcuno ci investe, compra titoli di Stato e ci investe, allora la moneta cresce di valore. Ma se nessuno la compra perché pensano che il paese sia instabile, perché questo processo è appena iniziato magari della lira e quindi non è un buon investimento o è un investimento molto rischioso, oppure mettiamo titoli di Stato ad un tasso di interesse altissimo perché comunque questa cosa è un azzardo molto grande, quindi per invogliare gli altri a comprare la lira e dargli valore e mettiamo titoli di Stato di interessi enormi creando un debito pubblico infinitamente grande, perché è quello che crea il debito pubblico, passando la lira andremo molto probabilmente, quasi certamente, incontro ad un disastro economico certo, più che certo, diciamo. E questa cosa poi apre una serie di questioni anche relative alle criptomonete, ma ne parliamo dopo. E dicevamo, abbiamo compreso quindi che crearsi una moneta propria, stampare moneta dal nulla, eccetera, sono cose praticamente impossibili in un mercato globalizzato. Un altro cavallo di battaglia di cui parlano i sovranisti e
sui quali si aggrappano cercando di in qualche modo dare valore alle loro teorie, è il fatto che la BCE, la Banca Centrale Europea, sia una cattivona che stampa soldi dal nulla, li dà agli stati europei e in qualche modo fa un sacco di soldi perché è privata, perché è governata da privati, ed è vero, ci sono dentro dei privati, e che quindi si arricchiscono tantissimo generando però debito nei confronti degli altri stati che restano poveri, e che quindi questa cosa è un grande inganno ed è un metodo per tenere sotto scacco l'Europa intera in questo caso, e in particolare noi parliamo dell'Italia, quindi il nostro paese. Allora, è vero innanzitutto che la BCE è completamente privata? Non è vero. La Banca Centrale Europea è di proprietà delle singole banche centrali dei singoli stati, quindi un pezzettino della Banca Centrale Europea è di proprietà di Banca d'Italia, un pezzettino della Bundesbank, un pezzettino della Banca di Francia, della Banca Spagnola, eccetera. A loro volta queste singole banche, le banche centrali dei singoli paesi, da chi sono governate? Beh, la Banca d'Italia in realtà è vero che ha tipo 2.800 dipendenti, più o meno mi pare di ricordare, è vero che all'interno ci lavorano ed è comandata, diremo così, anche da privati oltre che da pubblici, ma in realtà l'istituto in sé è un istituto di diritto pubblico e per questo è totalmente indipendente, totalmente trasparente, e lo Stato, il governo, vigila sulla sua trasparenza proprio per evitare che ci siano degli interessi privati da parte di quei privati che ci lavorano all'interno e che lo governano in qualche modo a fare delle scelte. Quindi in nessun modo è possibile che gli enti privati riescano a comandare, in qualche modo a influenzare le scelte monetarie della Banca d'Italia, e che poi tra l'altro potrebbe comunque soltanto influenzare, anche se fosse di un pezzettino, poi le scelte monetarie a monte fatte dalla Banca Centrale Europea, perché ne possiede solo una parte, no? E tutte le altre parti sono possedute da tutte le altre banche centrali degli altri paesi. E quindi le persone che lavorano, diciamo, all'interno della Banca d'Italia non hanno nessuna, soprattutto i privati, non hanno nessuna possibilità né di nominare il governatore di questa banca né di definire le attività della Banca Centrale, della Banca d'Italia, e figuriamoci della Banca Centrale Europea. Quindi sono enti completamente indipendenti, ok? Totalmente indipendenti, e il governo vigila molto strettamente sulla sua trasparenza, proprio perché da quell'emissione di denaro, da quella regolamentazione di denaro, ne va la stabilità dell'intero paese. Quindi da questo punto di vista è molto importante che ci sia trasparenza, che non ci siano conflitti di interessi, eccetera. Dunque la BCE non è privata, ok? Lo sentiamo molto spesso ripetere dai sovranisti che dicono no, la Banca Centrale Europea è privata, eccetera. Non è così. Sono organismi completamente indipendenti di diritto pubblico. Questo è importante. Parliamo ora di criptomonete. Abbiamo visto come sia molto molto difficile. Fatemi vedere da quanto tempo blattero, giusto per capire se sì, adesso tra un secondo mi fermo e dopo leggiamo un po' di commenti. Abbiamo capito quanto sia complesso e quasi impossibile stampare moneta in modo selvaggio per uno Stato, e che questa deve essere data con il contagocce, immessa con il contagocce, in modo tale che permanga la stabilità economica nella nostra economia. Il nostro sistema economico io non è che lo difendo, per me dovrebbe essere cambiato sotto molti punti di vista, però per così come funziona oggi, dobbiamo prenderlo per così come funziona oggi e capire cosa accadrebbe se cambiassimo alcune cose. Dunque, se creare moneta dal nulla, o tornare alla lira, o crearci una nostra moneta nuova, in qualche modo è abbastanza complicato e quasi di risultato quasi certamente fallimentare. Tra l'altro, scusate, apro una parentesi da questo punto di vista. Immaginiamo se domani noi stampassimo una moneta nostra complementare all'euro, nuova. La possiamo chiamare la nuova lira, se vogliamo, no? Da questo punto di vista possiamo chiamarla la nuova lira. Rendiamoci conto che internamente all'Italia potremmo utilizzare questa nuova lira tra di noi. Uno dice, è una moneta che usiamo tra di noi, come il Sardex si utilizza in Sardegna, ad esempio, no? Che è una moneta alternativa, eccetera, per piccoli interscambi, può avere un senso. Ma se questa moneta a un certo punto dobbiamo incominciare ad utilizzarla anche per gli interscambi con il resto del mondo, allora è necessario che questa moneta venga quotata, perché deve essere
deve avere un certo valore, no? Qualcuno che la compra da un altro stato extraeuropeo o europeo, no? E vuole utilizzare la nuova lira, perché noi vogliamo pagare il fornitore dall'estero con questa nuova lira, deve sapere quanto vale questa nuova lira e deve poter essere accettata anche in giro per il mondo questa nuova moneta, no? Dunque dovrebbe diventare una sorta di nuova moneta a corso forzoso, come esattamente l'euro in questo momento. Cos'è che darebbe valore a questa nuova moneta? Ancora una volta lo darebbero i mercati finanziari, cioè il mercato del forex, cioè la domanda e l'offerta, no? di quella moneta. Lì sarebbe una incredibile incognita, no? Sarebbe davvero un'incredibile incognita sapere se poi quella moneta lì avrebbe un valore per altri stati. E poi per uno stato magari estero ha un certo valore, per un altro ha un altro valore. Bisognerebbe che venisse quotata, che ci fosse un certo tasso di cambio, no? E a quel punto, per una persona che magari banalmente poi va a fare le ferie all'estero, eccetera, e scopre che quella moneta rapportata all'euro magari non vale nulla, o rapportata al rublo, o rapportata al dollaro non vale nulla, gli converrebbe farsi pagare in quella moneta, oppure accetterebbe più volentieri gli euro, perché in quel modo avrebbe un potere d'acquisto più forte? Si apre un mondo, no? Nel senso, non è così semplice stamparsi una moneta, e non è detto che quella moneta che stampiamo poi assuma veramente un valore, perché il valore lo danno i mercati oggi della moneta, ok? A livello globale, nient'altro, solo i mercati danno il valore alla moneta. Dunque, in questo esempio che ho fatto, proviamo a immaginare come subentrano le criptomonete, perché è vero che le criptomonete sono trasversali a tutto, sono mondiali, non dipendono dagli stati, non dipendono dai mercati finanziari, nemmeno il loro valore, anche se un po' da quando sono state introdotte, appunto, il poter compravenderle sui mercati finanziari un po' ne dipendono. Ma cosa dà valore? E questa è la domanda, no? Cosa dà valore ad una criptomoneta se non c'è nessun sottostante forte, se non c'è qualcuno a garantire che quella moneta abbia veramente un valore? La gente la può utilizzare perché ci crede in quella cosa, ma ad un certo punto, per essere accettata a livello istituzionale, accettata da qualche grande compagnia, eccetera, che non lo faccia come ha fatto Elon Musk, semplicemente annunciando che Tesla l'avrebbe utilizzato, ma soltanto per specularci e guadagnare un sacco di soldi, e poi in realtà non la utilizza. Se dovesse essere utilizzata una criptomoneta da a livello più grande, no? Più grande, accettata, che ne so, da Amazon, ad esempio, o da qualche governo in particolare, chi ne garantisce sotto la stabilità? Chi ne garantisce la forza? Chi ne garantisce il fatto che esista, che continuerà ad esistere, che continuerà ad avere un valore? Cioè, fino a quando si tratta di comprarla per specularci e poi rivenderla, ok, ma quando si tratta di adottarla come moneta per la compravendita a livello ufficiale, capite che questa cosa molto probabilmente otterrebbe delle resistenze fortissime. Dunque, non a caso oggi, tutte le criptomonete che sono in circolazione non sono delle reali monete, sono degli asset, cioè hanno un valore di per sé, come può avere un valore un quadro, ad esempio, un dipinto, che ha un valore perché esiste e perché esiste un mercato che gli dà un valore, in questo caso il mercato delle cripto gli dà un valore. Ma non viene realmente utilizzata come moneta, cioè nessuno si sognerebbe oggi di pagare un caffè, solo un pazzo si sognerebbe oggi di pagare un caffè con i bitcoin, visto che oggi un bitcoin vale 30.000 euro e domani con lo stesso bitcoin potrebbe valere 50.000, no? Cavolo, tu ti sei sprecato una frazione di bitcoin per comprarti un caffè, e quella frazione di soldi che tu hai investito in un caffè domani ti potrebbe valere il doppio e tu l'hai sprecata in un caffè. Sei un po' sciocco, no? Giusto? Da questo punto di vista, fino a quando la moneta non ha una vera stabilità, cioè non ha delle grandi, ha delle piccole oscillazioni nel tempo, non può essere utilizzata veramente come moneta. Se continua ad avere delle enormi oscillazioni del 30, 10, 30% ogni giorno, immaginate questo quanto influenzerebbe se venisse utilizzata a livello globale i mercati, no? Potrebbe affossare un intero stato in un giorno questa cosa, no? Se si adottasse una criptomoneta che non è stabile. Quindi servirebbe una criptomoneta a livello mondiale, unica, centralizzata, che tutti gli stati adottano, che tutti gli stati regolamentano a quel punto, che tutti gli stati considerano di valore perché c'è un qualcosa che ne garantisce il valore, che non è soltanto il fatto che la gente lo possiede, ma c'è un sottostante forte che non riesco nemmeno ad immaginare, perché oggi non c'è questa cosa. Le criptomonete sono solo tecnologia in qualche modo, e non c'è un sottostante come uno stato, ad esempio, o un'intera popolazione, o che gli dà un valore a questa cosa.
e quindi verrebbero in qualche modo e quindi è un po' difficile da immaginare, ecco, questa cosa qua, no? Che possa accadere. E se domani dovesse essere regolamentata, se domani dovesse essere adottata una criptomoneta unica magari a livello mondiale, e quindi regolamentata, utilizzata dalle banche, accettata da tutti i sistemi pubblici, da tutti i sistemi economici, da tutti i sistemi commerciali, eccetera, quale differenza avrebbe poi a quel punto con l'attuale euro o con l'attuale moneta, con l'attuale dollaro? Nessuno, perché verrebbe regolamentata, verrebbero regolamentati gli interscambi, le banche lo utilizzerebbero, magari le banche ne creerebbero a loro volta, e quindi certamente troverebbero un modo per utilizzarla esattamente, perché l'attuale moneta esiste da una forza esattamente perché il suo sistema economico che la tiene in piedi è quello attuale, ok? Quello delle criptomonete è molto differente, e quindi molto difficilmente potremo trovarci domani con criptomonete di livello globale il cui sottostante non esiste. Tanto che appunto le singole banche e i singoli stati stanno pensando di creare loro delle cripto o dei token, insomma cose piuttosto simili, che però sono a questo punto garantite dallo Stato e quindi hanno un valore che poi può essere accettato anche da altri stati, eccetera, eccetera, eccetera. Fino a che questa cosa non accade, le criptomonete rimangono un asset che ha un valore, certo, ha un valore come ha un valore un quadro, come vi dicevo, un'opera d'arte, una scultura, un qualcosa che ha una qualsiasi cosa, ma utilizzata proprio come una moneta di scambio è molto difficile che avvenga. Vado avanti, poi leggo i commenti, ragazzi. E dunque, in tutto questo concetto, dove si infila il signoraggio, il concetto di signoraggio? Beh, il signoraggio è reale, esiste, l'abbiamo detto, no? Quando la Banca Centrale Europea crea della moneta, si trattiene, come dire, una parte, cioè che è l'interesse che richiede poi dopo, quando dà questa moneta, questa quantità di monete ad uno Stato che poi dovrà restituirlo con gli interessi, se lo tiene. Allora voi direte, sì, ma perché se lo tiene? Dove vanno a finire questi soldi? Beh, questi soldi vanno a finire, rimangono della Banca Centrale Europea, che a sua volta li distribuisce a tutte le banche centrali di tutti gli Stati. Quindi un pezzettino lo distribuisce anche alla Banca d'Italia, di questo guadagno che ha attraverso la creazione della moneta. Questi soldi che vengono dati alla Banca Centrale Italiana, ad esempio alla Banca d'Italia, vanno a fare parte comunque del debito pubblico italiano, no? Scusate, non del debito pubblico italiano, ma del bilancio dell'Italia, del bilancio economico italiano. Quindi il signoraggio esiste, è il costo del denaro sostanzialmente, che in parte viene utilizzato per pagare la creazione fisica del denaro, in parte viene utilizzato per pagare le persone che lavorano nella Banca Centrale Europea, però poi tutti i guadagni vengono ridistribuiti a tutte le banche centrali, che poi e questi soldi entrano a far parte dell'economia, del bilancio italiano, ok? E perché si è scelto di utilizzare una moneta sola, no? A questo punto? Non perché questa cosa avrebbe certamente affossato l'Italia, avrebbe certamente aumentato il debito pubblico italiano e quindi poi dopo distrutto interi paesi secondo una visione complottista molto grande e catastrofista, ma perché è molto più semplice avere una moneta unica, ci sono molti meno tassi di cambio ed è molto più semplice gestire le transazioni economiche, gli scambi commerciali all'interno dell'Europa, e rende più stabile una nazione, rende più stabile un'area geografica che ha una potenza economica molto più forte, perché riguarda non più soltanto un singolo Stato, ma uno Stato molto grande. E quindi l'alternativa quale sarebbe? L'alternativa sarebbe avere N monete come erano un tempo, magari all'interno dell'Italia anche avere più monete se ci creassimo nuove monete, la nuova lira come dicevamo prima, ma queste nuove monete in qualche modo andrebbero a creare un'incredibile complessità, nuovi tassi di cambio, maggiore instabilità, maggiore incertezza perché non sai più con cosa pagare, con quale moneta pagare, non sai più quanto varrà domani la nuova lira rispetto all'euro, eccetera, perché ricordiamo che siamo sempre in balia dei mercati finanziari. E quindi da questo punto di vista è chiaro che una moneta unica ha un senso molto più profondo ed ha un'utilità molto più forte. Concludiamo, dopo leggo i commenti, promesso, ma volevo andare avanti in questo discorso perché non volevo perdermi. Già, come avete già visto, è un po' contorto e ho dovuto semplificare molto, molti concetti. A questo punto abbiamo capito che il prendere soldi dalla Banca Centrale Europea
e che li prende la Banca Centrale Italiana, la Banca Italia, li distribuisce poi alla popolazione, alla gente, attraverso titoli di Stato e attraverso l'acquisto e i prestiti, eccetera. Crea, tutto questo crea un debito, crea il debito pubblico. Ok? Perché si crea il debito pubblico? Il debito pubblico si crea perché abbiamo la necessità, emettendo titoli di Stato, di restituire più soldi di quelli che abbiamo preso. Come facciamo a restituire più soldi di quelli che abbiamo preso? Dobbiamo lavorare, dobbiamo darci da fare, dobbiamo produrre, dobbiamo produrre molto. Non dobbiamo consumare, non dobbiamo comprare, non dobbiamo spendere tanto, dobbiamo soprattutto produrre molto. Perché? Perché la produzione è un valore aggiunto a quei soldi che abbiamo preso che si tramuta in altri soldi. In più, producendo e anche consumando, in questo caso aumenta la velocità di circolazione della moneta. Questo è un altro concetto molto importante, molto profondo, che è complesso, ma ve lo butto lì. Aumenta la velocità di circolazione della moneta, quindi i 100 euro che abbiamo preso dalla banca centrale circolano molto più rapidamente e quindi non valgono più in un certo lasso di tempo soltanto 100 euro, ma valgono, secondo una certa formula che c'è in economia, 100 euro più qualcosa, perché la velocità di circolazione della moneta crea a sua volta del valore, ok? Quindi c'è anche questo concetto da mettere in campo. E dunque, perché l'Italia non riesce a ripagarsi il debito e perché il debito pubblico italiano continua a crescere? Il problema è che in Italia non riusciamo a mettere in campo delle riforme strutturali che facciano in modo che le nostre aziende producano bene, soprattutto abbiano dei costi di produzione molto contenuti, quindi abbiano bisogno di meno soldi, cioè producano di più di quello che consumano in particolare, e quindi riescano in qualche modo a generare questo valore che andrebbe a contenere il debito pubblico. Il debito pubblico quindi di per sé non è una cosa sbagliata, non è né giusto né sbagliato, è una cosa normale nel nostro sistema economico perché è basato sul sistema dei prestiti. D'altronde c'è bisogno che i soldi vengano dati, come abbiamo visto un po' con il contagocce, alle nazioni, in modo tale che queste poi si diano da fare non vivano, diciamo così, succhiando semplicemente euro che arrivano dall'Europa e vivendo in questo modo e creando un'inflazione infinita sostanzialmente, no? C'è bisogno che vengano dati un po' col contagocce, in modo tale che la nazione si dia da fare, faccia riforme strutturali, crei competitività, che sono cose che non mi piacciono di questa economia, però funziona così la nostra economia, crei concorrenza, crei valore e quindi poi le aziende producano più di quello, appunto, come vi dicevo, che consumano, e tengano contenuto il debito pubblico. Cioè il debito pubblico non è una cosa che deve per forza essere completamente ripagata, ok? Non abbiamo bisogno di avere debito zero. Il debito pubblico diventa un problema quando è troppo grande, perché al crescere del debito pubblico gli interessi sul debito sono troppo grandi da ripagare e quindi, per quanto noi possiamo essere virtuosi dal punto di vista economico, non riusciremo mai a fargli la volta, non riusciremo mai a contenerlo, continua a crescere fino a quando diventa insostenibile e poi noi andiamo in default. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno di politici che siano in grado di utilizzare bene i soldi che prendiamo dall'Europa attraverso questo meccanismo che abbiamo ben spiegato dei titoli di Stato emessi, utilizzare bene questi soldi in modo tale che l'Italia riesca a far funzionare le sue aziende, valorizzare il proprio made in Italy, i propri prodotti, vendere soprattutto all'estero, esportare soprattutto verso quei mercati esteri che hanno una moneta molto forte e quindi possono poi permetterci di avere un guadagno molto forte da quel punto di vista, e quindi contenere il debito, fare in modo che il debito non continui a crescere, ma rimanga un debito normale, contenuto, che è ripagabile, che è sostenibile e che quindi in qualche modo ci permetta di andare avanti senza troppi problemi. Ok, ho fatto una corsa, un rush di 53 minuti di chiacchierata. Capisco che è molto complesso quello che ho cercato di spiegare. Poi, come vi dicevo, l'ho molto semplificato. Adesso leggo un po' di commenti e cerco di darvi qualche risposta e cerchiamo di fare un interscambio un po' culturale di questo tipo, cercando di portare le nostre idee, eccetera. Con gli amici di YouTube invece ci salutiamo, perché questa parte dei commenti non poi viene riportata su YouTube.